Benvenuti, sono Pacifico, sono una psicologa e psicoterapeuta in formazione e da qualche tempo cerco di, con una pagina Instagram, cerco di sfruttare la potenza che i social hanno oggi sulla nostra vita per informare sui temi della psicologia, sfatare anche qualche falso mito che ancora resiste purtroppo. E tra le varie rubriche che cerco di portare avanti c'è proprio questa consiglianza, che è pensata un po' come uno spazio, un momento di confronto, di dialogo, di scambio tra professionisti. In realtà ho scoperto l'ecopsicologia da pochissimo, circa un anno fa. Purtroppo ancora per il momento non ho avuto il piacere di conoscere Marcella di persona, quindi speriamo magari in futuro di poter avere modo. Il mio interesse, la mia curiosità verso il tema di questa serata nasce sicuramente dalla mia formazione come psicologo, ma ancora prima dalla mia passione nei confronti della natura in generale e del rapporto fra uomo e natura in particolar modo. E quindi ho deciso di scrivere appunto alla dottoressa Danon per deliziarci delle sue conoscenze, della sua competenza in quest'ambito, e ci tengo molto a ringraziarla perché per una giovane psicologa come me che si affaccia al mondo del lavoro, all'avvio alla professione, non è facile incontrare invece un professionista più che avviato, molto, molto disponibile. Quindi ringrazio la dottoressa per l'entusiasmo e la gentilezza con cui ha accettato questa mia richiesta. E quindi io a questo punto passerei a presentarla, anche se sicuramente molti di voi la conosceranno. Marcella Danon è ecopsicologa e fondatrice nel 2004 di Ecopsiche, una scuola di specializzazione proprio in ecopsicologia in Brianza. E questa sera ci parlerà proprio di come l'ecologia ha insegnato e arricchito la psicologia. Quindi andremo un po' ad approfondire tutto quello che l'ecologia ha portato in materia di ricchezza nelle relazioni d'aiuto. Quindi a questo punto penso di aver detto tutto. E lascio il timone a te, Marcella. Grazie, grazie Giulia, grazie per la costanza, perché tre volte mi ha scritto, tre volte ho detto no, non ce la faccio, ho fissato una data, poi non potevo. Cioè, questa è stata anche un buffo qui pro qua, perché Giulia si è presentata come studentessa in specializzazione al Metafora. Il Metafora è un centro di Milano con cui ho collaborato, dove ho carissimi amici. Poi ho messo molto a capire che il suo è il Metafora di Bari, che è tutt'altro centro, ma questo è servito a dispormi favorevolmente nei suoi confronti. Quindi grazie anche a voi che siete qui, grazie a Gemma Galeati che ha accettato l'invito, ascolteremo anche lei, collega, anche più che collega, è una psicoterapeuta che ci racconterà anche cosa ha tratto in pratica dall'ecopsicologia nel suo modo di lavorare, e ci sono anche tantissimi psicologi e non psicologi in formazione presso la scuola, e mi piacerebbe poter parlare con tutti voi, sapere ognuno di voi che cosa vi ha portato qui, però magari a poco a poco, se volete lo scrivete nella chat e ce lo leggeremo poi alla fine. Allora, io come Giulia, come tutti quelli che arrivano all'ecopsicologia, ho sempre amato tantissimo la natura, sono nata e cresciuta a Milano. Questo forse proprio la carenza di natura della città è quella che mi ha reso molto, molto capace di cogliere, di godere di ogni opportunità, grazie a mio padre che mi portava fuori, poi grazie agli scout, poi grazie al gruppo botanico del Museo di Scienze Naturali di Milano, poi grazie al gruppo di alpinismo. Quindi ho sempre cercato opportunità di vivere in natura, ma era come se fosse una cosa altra, il mio hobby, il mio tempo libero. La mia formazione è andata su filosofia, su poi psicologia, ma il mio amore per la natura mi ha portato anche ad avere una formazione in geografia, però ancora una volta erano due mondi staccati. Quando ho letto
il libro di Fridtjof Capra, La rete della vita. Fridtjof Capra è questo fisico austriaco molto molto attento a tutte le nuove correnti di pensiero che dagli anni 80-90 si stanno presentando e diffondendo a noi, quindi un grande diffusore di nuove idee, ed ecco che nel primo capitolo parla di ecopsicologia e questa cosa per me è stata come se in un istante io avessi avuto proprio l'intuizione che quella era il pezzettino che mi mancava, la chiave di volta per mettere insieme quei due mondi che facevano parte della mia vita personale e non ancora professionale, il mondo eco e il mondo psico. Quindi all'epoca non c'era Amazon, sono andata a piedi fino al centro di Milano alla libreria americana, ho aspettato mesi che arrivassero The Voice of the Earth e Ecopsychology della Sierra Club, che sono i due libri di base, per scoprire quanto facesse risuonare al mio cuore quest'idea nata all'inizio degli anni 90, fine anni 80, inizio anni 90 in un'università di Berkeley. Tra l'altro io vivevo a Berkeley proprio in quegli anni, quindi altra cosa che mi ha fatto pensare che ero destinata all'ecopsicologia, l'ecopsicologia era destinata a me. Quindi nasce dalla considerazione di colleghi psicologi che dicono, che notano che la tipologia di malessere che arrivava nei loro studi ormai aveva preso una dimensione più ampia, più difficile da affrontare, una dimensione più esistenziale, una perdita di senso, una perdita di connessione. Siamo comunque negli Stati Uniti, siamo comunque in città, siamo comunque in una parte del mondo in cui persone arrivano da tanti paesi diversi, avendo poi dimenticato, lasciato, abbandonato modi di vivere, spesso molto più vicini alla natura, che poi in città, chi vive in città lo dà per scontato, ma non abbiamo più la volta stellata, non abbiamo i piedi per terra, non abbiamo gli animali, il canto degli uccelli, non abbiamo tanta presenza che ha fatto parte del nostro habitat di esseri umani per decine, centinaia, migliaia, decine di migliaia di anni. Quindi nella nostra storia, nel nostro inconscio ecologico, perché vedremo che l'ecopsicologia allarga il concetto di inconscio, riconoscendo che noi abbiamo un inconscio ecologico, cioè noi ricordiamo, noi sappiamo da qualche parte di far parte di un mondo molto più vasto, ricco, complesso e abitato di quello che è diventato il mondo in cui noi stiamo vivendo. Quindi è ovvio che arrivando in città c'è improvvisamente una cesura, un taglio, una disconnessione, una perdita di questo qualcosa che ha fatto parte della nostra storia, che finisce col tradursi in una cesura, in una frattura dal punto di vista interiore. La nostra parte più selvatica, la nostra parte più vitale, la nostra parte più istintiva, finisce con l'essere affievolita, trascurata, dimenticata, perché la città è l'apoteosi della dimensione cognitiva, del mentale, del razionale, del fare, dell'agire, del costruire. In questo mito poi di questi tempi attuali della crescita infinita, che è una follia, che è proprio anti-ecologico, perché nulla nell'ambiente naturale procede in modo lineare senza avere una sua ciclicità, senza avere delle pause, senza avere una fase attiva, una fase ricettiva. Il nostro organismo ha un'inspirazione e un'espirazione, il nostro cuore una sistole e una diastole, abbiamo il giorno e poi la notte, abbiamo l'estate e poi l'inverno. Quindi nella costruzione delle nostre città, ispirata alla dittatura del parallelepipedo, come viene chiamata in architettura, 2 giorni fa ho tenuto una lezione per il Comune di Milano sul Green Visual Merchandising a architetti, paesaggisti e vetrinisti. Proprio che ritrovano, che hanno bisogno di capire di che cosa abbiamo bisogno. Quindi è stata chiesta una lezione di ecopsicologia proprio per richiarire questi concetti dell'importanza del riportare i cicli, i colori, le forme degli ambienti naturali in città, giacché ci stiamo avvicinando al punto in cui è più la parte di umanità che vive in città che non quella che vive fuori città. E già che è difficile portare tutti nei boschi e nei parchi, dobbiamo portare i boschi e i parchi in città. Urban Forest for Human Health, foreste urbane per la salute umana, è stato il primo convegno tenuto nel 2019 ad Atene
proprio che ha riunito paesaggisti, psicologi, forestali di tutto il mondo, c'è una bella delegazione anche dall'Italia, con Fabio Salsitano dell'Università di Firenze, con Sacchetti dell'Università di Firenze, che hanno portato studi interessantissimi su, sugli effetti benefici in ambito per gli studenti. Sacchetti ha portato studenti in natura con gli elettroencefalogrammi che hanno misurato le diverse sequenze cerebrali quando facevano attività didattica in aula e quando facevano attività didattica all'aperto. Lo stesso esperimento è stato fatto anche nel primo ciclo nel 2018 all'Università della Valle d'Aosta, dove l'ecopsicologia è uno dei corsi opzionali nella laurea nella triennale di scienze tecniche psicologiche. Anche lì è venuta una startup dall'Alto Adige che con elettroencefalogrammi portatili ha portato queste apparecchiature che ci ha permesso proprio in tempo reale di misurare quello che intuitivamente, istintivamente, con semplice buonsenso, molti di noi già sanno. Andare in natura ci fa bene, andare in natura ci schiarisce le idee, andare in natura ci permette di alleggerirci dalle emozioni, dalle tensioni. Quindi ritorno al gruppo di psicologi del gruppo di Berkeley, che accorgendosi che c'era questa tipologia di disagio che richiedeva anche una tipologia di intervento diverso, perché non era più solo sull'intrapsichico, andava proprio sull'esistenziale, sul valoriale, sulla dimensione noetica, da nous, mente superiore, quella proprio anche del senso che io do alla vita. C'era un problema di perdita di senso, un ragazzino che aveva... non voleva più andare a scuola, finalmente sono riusciti a cavargli di bocca e lui dice: ma il mondo finirà tra poco, perché mi devo prendere la briga di studiare tutte queste cose che non mi piacciono e non mi interessano? Quindi capite che lì si è sentito, prima che qua, questo problema profondo che è causato da una perdita di connessione con la natura, e non a caso è da un educatore americano, Richard Louv, che prende il nome di sindrome da deficit di natura. Cioè c'è tutta una serie di tipologie di problematiche a livello psicologico, a livello sociale, dalla depressione all'obesità, alla difficoltà a relazionarsi, che è stato direttamente connesso con la perdita di connessione con la natura. Allora, queste considerazioni non le ha inventate l'ecopsicologia. Vi ho detto che l'ecopsicologia negli anni 90 che si consolida, negli anni 70 la psicologia ambientale già aveva iniziato a raccogliere studi, a fare misurazioni, ad arrivare a queste conclusioni che la tipologia di habitat in cui viviamo va a impattare anche lo stato sociale e personale delle persone. Un quartiere degradato genera più malessere di un quartiere invece verde, fiorito, abbellito dalla presenza di alberi, piante. Ma l'approccio della psicologia ambientale è molto, comunque, come importante che sia, scientifico: misura, raccoglie dati, fa ricerche, fa studi, fa statistiche. Ricordo che nel 2005 ero a Torino al Convegno Internazionale di Educazione Ambientale e c'era un fogliettino appiccicato sui corridoi fuori programma: oggi il professor Fridtjof Capra sarà presente all'una nell'aula TAI del TAI. Ho visto questa scritta alle 11, mi sono precipitata a prendere un posto in prima fila e, sala gremita, ricordo l'appello disperato di una psicologa che si è proprio qualificata come psicologa ambientale, che dice: ma noi sappiamo che è così, 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 ma non sappiamo cosa fare. Ed è là che io volevo dire: noi, l'ecopsicologia! Perché l'ecopsicologia prende il testimone della psicologia ambientale e dice: ok, già che sappiamo che è così, cosa ne facciamo? Ci rimbocchiamo le maniche ed elaboriamo pratiche, cioè esercizi pratici, percorsi, protocolli, proposte di crescita personale, proposte terapeutiche, proposte adatte a diverse figure professionali che possano concretamente accompagnare in questa riconnessione
col mondo esterno che va di pari passo con una riconnessione col mondo interno. Questo è proprio uno degli assiomi di base dell'ecopsicologia, che la qualità, come vi ho detto, che questa disconnessione fuori ha portato a una disconnessione dentro, quindi a dimenticare aspetti di noi, è vero che il momento che noi ci riconnettiamo con questi aspetti dimenticati, ci sentiamo più propensi a risentirci a casa nella natura e viceversa. Essendo accompagnati a risentirci più a casa nell'ambiente naturale, perché non avete idea di quante persone, non possiamo ancora definirla naturofobia, ma quante persone cresciute in città non si sentono a loro agio in ambienti naturali e quindi a volte sono venute proprio a fare delle summer school, dei seminari, perché volevano ritrovare questa capacità di sentirsi a loro agio. Quindi l'ecopsicologia lavora in entrambe le direzioni. Parte da un lavoro fuori per ottenere degli effetti dentro, parte da un lavoro dentro per ottenere degli effetti fuori. Questo fa sì che la formazione in ecopsicologia non sia una formazione riservata solo a psicologi, perché il filone terapeutico è uno delle applicazioni. Ci sono applicazioni appunto anche in un filone più di crescita personale, di counseling, di coaching, in ambito educativo, quindi come portare nelle scuole, in ambito di educazione ambientale, nell'ambito di tutta la formazione degli operatori delle relazioni, delle attività assistite con gli animali, nell'ambito della progettazione partecipata, nella creazione di eventi a grosse comunità, una festa di paese, un evento in un parco, dove la gente non vuole sapere cos'è l'ecopsicologia, però possiamo portargli delle esperienze che permettano di scoprire nuovi modi di vivere magari la natura in famiglia, tutti insieme. In particolare, giusto per darvi un'idea delle tante applicazioni pratiche, è da 3 anni che io lavoro con asili nido comunali della provincia di Lecco, con le operatrici, con i genitori, proprio per favorire un passaggio ad asili che lavorano sempre di più nel verde, e gli effetti sono enormi, bellissimi. Bellissimi, cioè io mi sono trasferita da Milano a Osnago, che è un paesino di 4.000 abitanti in Brianza, e la cosa bella, no, non ci si conosce tutto, non è così romantico, però è ancora quella situazione in cui passi per strada e ciao di qua, ciao di là, e a me fermano per strada e mi dicono: da quando tu stai lavorando là è cambiato il modo, portano i bambini fuori e mio figlio è più felice, grazie. E questa è una bella soddisfazione per un professionista. Quindi vengono a fare formazione in ecopsicologia non solo professionisti dal mondo psico, ma anche professionisti dal mondo eco, guide di parco, educatori ambientali, mamme, ma anche giardinieri, architetti, ingegneri, perché chiunque può trovare il suo modo. Ho detto che creiamo esercizi, protocolli, ma non sono dei protocolli fermi, rigidi, che devono essere necessariamente applicati, se no non va bene. Sono solo un avvio rodato e consolidato su cui poi ognuno elabora il suo modo, perché chiaramente quello che funziona nell'ecopsicologia non è quello che faccio, ma come lo faccio. Quindi c'è un profondo lavoro di crescita personale nel preparare chi lavorerà nell'arte dell'ecotuning. E abbiamo dovuto inventare una nuova parola, ecotuning. Il tuner è la rotellina della radio per sintonizzare, e l'ecotuner è il professionista che ha fatto una formazione in ecopsicologia. Questo perché solo chi è psicologo potrà definirsi ecopsicologo. Il giardiniere, l'ingegnere, l'architetto, loro potranno definirsi ecotuner. In realtà anche lo psicologo si definisce ecotuner. Poi è una scelta dettata da etica individuale. Sono psicologo, ho fatto una formazione in ecopsicologia, mi posso definire ecopsicologo, che è una definizione che ancora non ha una carica ufficiale. Ci arriveremo a poco, perché il fatto che un'università italiana abbia già rinnovato, stavo raccontando a Giulia che questa mattina c'è stata la prima sessione del secondo ciclo, doveva essere il 2020, siamo passati al 2021, dovevamo incontrare in presenza questi allievi, purtroppo studenti, è stato fatto online, però è stato comunque interessante, le esercitazioni pratiche ognuno doveva farle per conto suo.
Quindi si sta risvegliando l'interesse anche accademico, c'è anche un'università di Venezia che avendo un importante giardino terapeutico all'ospedale di San Camillo e volendo fare una formazione al personale dell'università sull'importanza di questo giardino terapeutico, mi hanno coinvolta come keynote speaker per fare un po' una presentazione un po' più dettagliata di quello che molto genericamente vi ho fatto sul contributo della psicologia ambientale, della medicina forestale e dell'ecopsicologia. Ma ho trovato grande interesse. Quindi, io rappresento in Italia la Società Internazionale di Ecopsicologia, ci diamo l'obiettivo, siamo 21 nazioni rappresentate, ci diamo l'obiettivo proprio di portare l'ecopsicologia a livello accademico, senza perdere però questo taglio che caratterizza l'ecopsicologia, che ha un cambiamento di paradigma. Quindi da una visione antropocentrica, di fatto la psicologia ambientale è antropocentrica, nasce nell'ambito di un determinato paradigma e opera coerentemente con questo paradigma, quindi raccoglie tutti i dati, gli studi finalizzati al nostro benessere di essere umano e va benissimo. Ma chi di voi ha frequentato o ha solo sentito parlare di ecologia profonda, Arne Næss, questo filosofo norvegese, sa che negli anni 70, quando ha iniziato a essere evidente che avevamo un problema dal punto di vista ambientale, è convegni in cui dicevano dobbiamo proteggere l'orso, proteggere il panda, proteggere questo parco, lui non ha resistito, si è alzato in piedi e ha detto: ma signori, questa è un'ecologia superficiale. Se noi vogliamo affrontare davvero il problema, dobbiamo cambiare il nostro modo di sentirci, di porci nei confronti del mondo. Perché noi non siamo i padroni del mondo, noi siamo una delle creature all'interno di questo ecosistema e tra l'altro siamo tra le più fragili, perché noi siamo una specie che può vivere solo, beh, in realtà come la maggior parte delle forme di vita sulla Terra, in un range piccolissimo di temperature, tra meno 50 gradi e più 50 gradi, e stiamo comodi in un range di 30 gradi al massimo. Non abbiamo pellicce, non abbiamo artigli, non abbiamo. Se il mondo cambia, diventa qualcosa di diverso da quello che conosciamo, noi siamo i primi a perire. Quindi il cambiamento di paradigma non è per essere bravi, gentili, su, dai, aiutiamo questa terra poverina che ha la febbre. No, è per salvarci la pelle noi. Perché poi dovremo. Hanno chiesto a Einstein come sarà la terza guerra mondiale. Gemma, poi ti passo la parola, preparati. E lui ha detto: la terza non lo so, ma la quarta sarà con le clave. Quindi. Infatti, ecco, se posso inserirmi un attimo, Marcella, mi viene proprio in mente questa mancanza di educazione proprio nel rispetto dell'ambiente a scuola, ma come dicevi tu, non con questo altruismo anche abbastanza che lascia un po' il tempo che trova, no? Cioè, ho sempre pensato che in realtà ai bambini, o perlomeno per quello che posso ricordare a scuola, nessuno ci ha mai detto che in realtà rispettando l'ambiente rispettiamo per primi noi stessi. Ecco, non c'è questa inclusione di noi persone, c'è sempre rispetto degli animali, dell'ambiente, però mai di noi stessi, non c'è questo insegnamento, ecco, quindi. Non c'è la consapevolezza che siamo anche noi natura. È proprio questo. E il lavoro con i giovani è fondamentale. Io ho dimenticato di dire, cioè la scuola è in Brianza, ma abbiamo una sede in Sardegna e una sede in Sicilia. E proprio oggi parlavo con Silvia Mongivi, che insegna all'Università di Cagliari, che è una pedagogista, che ha appena fatto giornate ogni giorno con una classe diversa di adolescenti. Era stanchissima, ma dice, ma non sai la soddisfazione. Questi ragazzi che mi dicevano: grazie, grazie, grazie. Perché li ha accompagnati proprio in un lavoro all'aperto, ma di lavoro dentro, lavoro fuori, perché continuamente facciamo questo passaggio dentro, fuori. Chiaramente lavorando con l'educazione si ottengono risultati incredibili. E abbiamo a inizio luglio il nostro seminario di ecoformazione. Ho raggiunto un risultato che speravo da anni, abbiamo raggiunto il massimo, non abbiamo più posto, quindi questo è anche un segnale che gli educatori cercano questo, si sta risvegliando questa consapevolezza.
ma mi piacerebbe molto farvi sentire, Gemma, ti chiamo proprio, Sì, arrivo. come, già che qui è stato proprio pensato un incontro rivolto soprattutto a psicologi, e Gemma fa un lavoro splendido. Mi hai detto una volta che hai cambiato il tuo modo di lavorare, per questo volevo proprio invitarti a condividerlo in questa occasione. Grazie Sì. per esserci, Gemma. Sì, voglio ringraziare anche io la dottoressa per aver accettato questo invito esteso, ecco. No, grazie a voi comunque perché è sempre bello avere l'opportunità di condividere, no, le esperienze e questi spazi appunto di condivisione credo che siano veramente importanti. Prima stavo guardando la chat, ho visto che qualcuno chiedeva, ma come si fa a conciliare l'ecopsicologia con la psicologia, no? E farne una professione? In realtà, appunto, io già vengo da una formazione in psicologia, in psicoterapia psicanalitica, quindi quando poi ho incontrato la scuola di Marcella, già avevo completato il mio percorso di formazione, già lavoravo come psicoterapeuta in studio, però a un certo punto ho sentito come un bisogno di cercare qualche cosa che conciliasse il mio amore per la natura, ma non solo. Il mio aver scoperto come la natura fosse terapeutica per me. E quindi lo raccontavo anche a Marcella quando mi chiese, no, come hai trovato la scuola? Cercai in internet proprio psicologia e natura e tra le varie ricerche trovai la scuola di Marcella e fu una scoperta per me perché metteva insieme proprio i due ambiti che io cercavo di conciliare. Allo stesso tempo all'inizio non è stato per me facile, poi, venendo poi da una formazione psicanalitica che ha, no, tutte le sue regole, quindi mettere in discussione anche alcune regole, ho dovuto trovare anche un po' il coraggio poi di portare quello che avevo imparato, che però avevo trovato così importante che sentivo di dover per forza portare all'interno della mia professione. E questo sia in studio, perché io lavoro in studio, che nelle sedute all'aperto, perché poi ho iniziato a fare anche le sedute fuori in natura, utilizzando i parchi pubblici, dei boschi, dipende un po' sempre dal tipo di paziente che ho di fronte, dal tipo di rapporto che ha con la natura, e anche dall'esigenza che abbiamo insieme di, diciamo, di usare questo importante strumento che è anche la natura dal punto di vista terapeutico. Però, appunto, secondo me l'importanza per noi psicologi è proprio anche nel portarla in studio, perché mi ha offerto una serie di strumenti, anche semplicemente proprio la metafora della natura. Cioè è diventata per me veramente uno strumento cardine, devo dire, sia per cercare di descrivere degli stati emotivi, anche per descrivere se stessi. Ormai, per esempio, come dire, è entrato proprio nel mio modo di lavorare il fatto di descriversi attraverso, non so, degli animali. Qual è l'animale che mi piace di più, qual è quello che mi piace di meno, no? E in base a questo, attraverso delle associazioni, arriviamo a una descrizione più completa della personalità. Quindi diventano proprio degli strumenti che aiutano, soprattutto le persone che magari a volte non hanno le parole per descrivere alcuni stati emotivi, per descrivere qualcosa di se stessi. E lì la metafora. E soprattutto per me la metafora naturale, perché essendo noi, come spiegavi tu, no, finora Marcella, parte della natura, in realtà ci fa proprio da specchio. E quindi per me veramente è stata importantissima questa scoperta ed è entrata a far parte a tutti gli effetti del mio modo di lavorare. Ci ho messo un po' a capire come poter integrare, anche perché magari all'inizio ho avuto dei momenti in cui mi veniva da dire voglio lavorare solo
all'esterno, no? Solo nei parchi, quasi volessi, cioè, avendo scoperto quella dimensione, no? Dopo è quasi più faticoso stare in studio. Però in realtà anche in questo ho trovato l'equilibrio, dipende, no, dal paziente, c'è chi è disposto a venire fuori, chi non è ancora pronto magari. Però per esempio un altro grande, diciamo, utilizzo, secondo me veramente importante riferito a questo periodo, è stato proprio il fatto di fare le sedute all'aperto, perché mi è successo con più di una persona residente qui a Bologna, io sono di Bologna, che mi chiedeva di fare delle videochiamate perché non si sentiva di venire in studio. Quindi le prime videochiamate le abbiamo fatte e poi piano piano abbiamo iniziato invece ad vederci fuori nei parchi. Per cui anche in questo periodo, no, appunto di ansia, paura rispetto, no, alla pandemia e così via, è diventato uno strumento veramente utilissimo, quello di poter dire, ok, non vuoi venire in studio, andiamo fuori nel parco, che porta, diciamo, il vantaggio di poterci vedere in presenza e porta tutti i vantaggi dei quali prima parlavi tu, perché poi dopo si è, come dire, quando si fa la seduta in mezzo alla natura si è completamente immersi in quella metafora naturale. Quindi gli spunti arrivano anche per sincronicità, in un certo senso, e diventa veramente un lavoro importante e profondo. Tu lavori come privata per privati, vero? Qualcuno chiede. Esatto, Sì, esatto. sì, come privata per privati. Volevo inserirmi proprio collegandomi, grazie Cinzia per la domanda che ho fatto in chat. E volevo chiederti, Gemma, mi hai attivato un sacco di domande perché mi rispecchio molto nella tua passione per questo tipo di approccio. E, come cambia il setting fuori dallo studio e che differenze hai notato a livello sia di benefici, ma eventualmente anche di, non so, qualcosa di diverso nella relazione, nell'alleanza terapeutica con i pazienti? Sono molto curiosa. Sì, allora il setting naturalmente cambia perché già no, lo studio, no, deve sempre rimanere un po' immutabile quasi, no? E invece già il semplice fatto, anche se si va nello stesso parco, non è mai uguale un giorno dall'altro, anche per il semplice, no, come dire, cambio delle stagioni, no? Per cui il setting cambia. Cambia anche il modo, nel senso che comunque no, in studio il paziente arriva, io lo faccio accomodare, ci sediamo e per i 50 minuti stiamo lì uno di fronte all'altro, no, seduti. Nel contesto del parco o del bosco, quello che è, in realtà di solito ci diamo un appuntamento in un punto, che sia l'ingresso del parco oppure se lo conosciamo già in qualche altro punto, e poi iniziamo a camminare. E io invito solitamente appunto il paziente a decidere se vuole continuare a camminare o se camminando vede un posto che lo chiama in qualche modo, che lo ispira, dove si vuole mettere a sedere. Quasi sempre dopo un po' individuano un posto in cui poi ci mettiamo a sedere per terra sull'erba. A volte capita su una panchina, ma molto più spesso per terra sull'erba proprio. E questo è strano, perché magari dei pazienti che sono venuti in studio per dire le prime esperienze di queste uscite all'aperto le ho fatte con una paziente che vedevo già da 2 anni. E quindi per lei è stato molto strano la prima volta che ci siamo viste al parco. E anche un po' per me, devo dire, perché cioè, è come se fosse cambiato tutto. Però dal punto di vista proprio relazionale, secondo me si crea una vicinanza, una maggior vicinanza in natura e credo che sia proprio per il fatto che quando si è in natura si abbassa quel dislivello che il paziente percepisce dal terapeuta come autorità, cioè ci si sente molto più
allo stesso livello, in un certo senso. Non perché non creda più in me, non in questo senso, ma proprio, no, dal punto di vista come di sentirsi più vicini, più parte di uno stesso sistema. E mi viene in mente proprio che pochi giorni fa è venuta una paziente in studio, lunedì, che è, insomma, una paziente abbastanza grave, che in un momento di crisi veramente, che non è riuscita a dire una parola durante l'ora, da quanto piangeva e singhiozzava, e proprio non siamo riusciti a fare quasi niente praticamente. E la mia proposta è stata quella di proviamo mercoledì a vederci al parco invece che qua in studio. Sapevo che lei comunque è una ragazza giovane che, insomma, ha un certo rapporto con la natura. Cioè, sapevo che di fondo c'era un rapporto già con la natura da parte sua, no? Quindi mi sono sentita di farle questa proposta e mercoledì l'ho vista al parco e stava sempre, insomma, abbastanza male, era sempre in un momento di crisi, ma è cambiato proprio. È riuscita a raccontarmi come si sentiva, un po' anche proprio utilizzando le metafore che trovavamo lì nel parco, in natura, ma un po' anche proprio, e me l'ha detto questo, per il fatto di essere lì, perché in studio si sentiva invasa da me, e invece lì fuori si era creata proprio una vicinanza diversa, dal punto di vista relazionale, per quello dico, cambia qualcosa quando si è fuori in natura. Sì, Valentina ci dice in chat, forse c'è un terzo relazione con cui entrare in risonanza. Sì, anche perché appunto quando siamo fuori in natura, in realtà a me viene da dire che la terapeuta principale è la natura. E io faccio un po' da co-terapeuta in un certo senso, come se traducessi, ecco, però veramente, no, tutto quello che diceva prima Marcella, io l'ho sentito prima sulla mia pelle, nel senso che appunto poi facendo il percorso lì è proprio un percorso anche personale, non è solo appunto l'acquisizione di concetti o l'acquisizione di tecniche o protocolli. Si fa proprio anche un lavoro personale, come è sempre giusto che sia, secondo me, per chi fa il nostro lavoro, no? E quindi dicevo, prima l'ho sentito sulla mia pelle, e poi devo dire che, cioè, sto vedendo che ha tanti effetti anche sui pazienti. Non sempre si può fare, cioè, ripeto, fuori, le sedute fuori, però sul fatto di portarli in studio, sì. Per esempio, un'altra abitudine che ho preso è quella di cercare, io ho la fortuna di abitare non proprio in città, un po' fuori, no? E quindi cerco sempre di portare in studio qualche cosa da qua fuori, no? Che sia un fiore, che sia delle foglie in autunno, no, colorate, cioè qualche cosa porto io un po' di natura in studio, diciamo, quando non. Quindi anche avere delle piante, anche avere. Sì. Insomma, anche in studio comunque veramente è diventato per me almeno, mi ha dato tanti strumenti preziosi, ecco. Grazie mille, Gianna, Grazie. mannata preziosissima. A voi. Grazie. Mi hai ricordato anche una testimonianza, c'è stata una psicoterapeuta dal Brasile, Anna Claudia Leotti, di origine italiana, che è venuta dal Brasile per farsi questa formazione. E poi ha aperto il suo centro a Florianopolis. E siccome abbiamo periodicamente anche dei momenti di supervisione per psicologi e counselor insieme, lei aveva portato proprio il caso di una paziente, una donna ingegnere, molto, molto chiusa, molto rigida, molto entrata nel ruolo, però in sofferenza. E si incontrava in studio, lei ha provato a dirle se voleva che si trovassero fuori. E lei dice sì, però ogni volta veniva no, oggi non ho le scarpe giuste, no, oggi non me la sento, cioè ci ha messo molto tempo prima di sentirsi pronta, e giustamente Anna Claudia non ha mai forzato, proponeva, ma poi c'è stata una volta che ok, sono andati fuori, e anche lì la campagna è vicina, e nell'andare fuori
è stato tutto l'ambiente campestre che l'ha ricordato la sua infanzia, che l'ha riportata ad esperienze come se si fosse riconnessa con la sua pa parte più bambina, e il processo terapeutico è iniziato lì. Cioè, lì c'è stata un'apertura in cui lei, riconnettendosi con un'altra parte di sé, si è resa conto che si era autoimprigionata in quel ruolo, ma che quella prigionia la faceva soffrire. Quindi anche il fatto che ci sia la resistenza fino a quando è il momento giusto. Quindi è come anche affidarsi al sapere innato del cliente quando sa quando è il suo momento per poter fare quel passo, perché magari se lo facesse prima non avrebbe avuto quell'effetto perché lei non era pronta. Volevo fare un attimo un passo indietro rispetto a quello che dicevi prima, Marcella, sulla scuola e sull'educazione a scuola, rispetto al contatto con la natura. Non posso fare a meno di pensare a Maria Montessori. Già nei primi anni del Novecento cominciava a parlare nei suoi libri dell'importanza della natura come parte integrante nella didattica, non come qualcosa di staccato, di separato, non soltanto nei percorsi scolastici dei bambini, comunque in età scolare e prescolare, ma anche e soprattutto negli adolescenti, che credo sia un'età anche, no, diversa, particolare. Che cosa ne pensi tu del macro argomento scuola all'aperto, anche considerando un po' il contesto in cui ci troviamo, no, a stare e ad affrontare, soprattutto nell'ultimo anno? Che cosa ti dici in proposito? Allargo le braccia, ben venga, cioè è importantissimo. Sulla scuola ci sarebbe da dire tantissimo, perché noi abbiamo settorializzato i saperi come se fossero staccati tra loro dalle 9 alle 10 matematica, dalle 10 alle 15 storia, dalle 15 alle 12 scienze, quando in realtà la vita è un tutt'uno. Non a caso l'ecopsicologia si pone proprio come un approccio transdisciplinare, cioè dell'importanza di riconnettere tra loro diversi approcci. Ti posso portare l'esperienza, ritorno ancora a Friggio Capra, nel piccolo libricino Ecoalfabeto, che era uscito con l'edizione Mille Lire, poi è diventato edizione Un Euro. Lui racconta dell'esperienza fatta a Oakland, che è la città a fianco di Berkeley. È la Bronx di San Francisco, quindi un quartiere, un paesino molto, molto difficile dal punto di vista sociale. Una scuola aveva deciso di fare un orto scolastico ed erano molto preoccupati che quest'orto sarebbe stato devastato nel quartiere e tutto quanto, e invece è stata una scoperta incredibile. Allora, prima di tutto, l'orto ha permesso ai bambini di fare lezioni di geometria, di scienza, di matematica, di biologia, quindi ha offerto l'opportunità di fare tante lezioni lì, usando gli orti come materia prima. Poi i bambini tornavano a casa così contenti che i fratelli maggiori, i papà e i nonni si sono fatti carico di quest'orto durante le vacanze, durante i fine settimana, e guai chi lo toccava, perché era proprio considerato un privilegio di questo quartiere. Ma la cosa più incredibile, l'effetto collaterale bello che non era stato previsto, perché faccio una parentesi, davvero in America mangiano bistecche e patatine fritte e una cosa congelata sì e l'altra pure. Curando il loro orto, questi bambini hanno avuto la voglia di mangiare le verdure. E quindi ne è nato tutto anche un filone di educazione ambientale. Quindi, quando si dice fare la scuola fuori, bisogna evitare che sia il trasporre esattamente quello che faccio in aula fatto fuori. Perché se faccio un'ora di matematica fuori, un'ora di scienze fuori, poi un'ora di storia fuori, sì, fuori starò meglio, anche perché c'è quella che è la teoria della rigenerazione dell'attenzione, quindi è più facile poi mantenere la concentrazione perché si possono prendere dei momenti di rilassamento proprio
della mente, però fare scuola fuori dovrebbe essere ritrovare qualche cosa dell'unità dell'apprendimento, dell'unità della vita, in cui l'allievo non è solo la testa con l'imbuto in cui vengono messe le informazioni, ma viene coinvolto in un processo in cui si sente lui anche protagonista del processo educativo. Quindi è un discorso molto ampio, ancora una volta, come ecologia profonda e ecologia superficiale, cioè scuola in natura profonda e scuola in natura superficiale. Diciamo che c'è moltissimo spazio per fare tante cose nuove e belle. Poi personalmente credo che soprattutto magari in determinate fasce d'età, come quella adolescenziale, in cui magari si riscontrano anche più difficoltà, cioè c'è un cambio di materie, quindi è una fascia un po' più particolare. Penso che fare scuola all'aperto incida anche sulla motivazione allo studio, sull'apprendimento. Credo, immagino che si possano trarre veramente molti benefici se soltanto ci fosse un'apertura maggiore nei confronti di idea. Dunque, siamo agli sboccioli. Io vorrei invitare qualcuno di voi, se avete voglia di farvi vedere, di farvi sentire, se avete qualche domanda o qualche intervento. Vedo diverse domande in chat, provo ad andare un po' veloce. Qualcuno chiede se ci sono percorsi di ecopsicologia o di psicologia per aiutare famiglie e coppie nel loro rapporto. Nella misura in cui c'è un professionista come Gemma, ce ne sono anche altri, se è un professionista che è specializzato nel lavoro con le coppie e sceglie di inserire l'ecopsicologia, a quel punto c'è. Non, è comunque una scienza giovane e anche in Italia è una scienza giovane, quindi ancora. Però siamo già la seconda generazione di psicologi che si stanno formando all'Università della Valle d'Aosta, quindi arriveranno, secondo me arriveranno sempre di più. La biofilia, concetto importante, un concetto citato da Fromm e poi ripreso da Wilson, che è un concetto importantissimo, proprio anche per quanto riguarda le scuole. Noi non dobbiamo insegnare ai bambini ad amare la natura, ce l'hanno già dentro. Dobbiamo creare le condizioni affinché l'innata biofilia possa emergere. La Montessori fa dei discorsi incredibili, io la uso nella formazione con le educatrici. Andare a leggere dei passaggi che la Montessori ha scritto all'inizio del Novecento sono attualissimi, quando descrive come stiamo vivendo nelle città che ci stanno rinchiudendo e allontanando da. Qualche consiglio sulla specializzazione? Mi sono appena laureata in comunicazione e sto considerando l'idea di specializzarmi in questo ambito. A proposito di questo, magari sarebbe interessante dare un'idea più precisa rispetto ai percorsi di eco-tuning di cui parlavi prima, magari anche se c'è qualche psicologo in ascolto, o anche per altre figure professionali, come ci accennavi prima. Sì, allora vedo che qualcuno chiede proprio. Allora, su www.ecopsicologia.it è il sito e trovate informazioni, spero ben dettagliate, perché le stiamo correggendo, aggiustando, affinando in modo che siano sempre più comprensibili. Perché così come la vita è un fenomeno complesso, anche la formazione in ecopsicologia è complessa. E la scuola, mi piace dire che si è sviluppata come un borgo di montagna, in cui prima è stata costruita la casa, poi è stato fatto il fienile, poi è arrivato il figlio, poi abbiamo tenuto anche le capre, quindi abbiamo diverse piattaforme. La formazione è circolare, si può entrare in qualsiasi momento, in un anno si può finire, sono quattro seminari, due laboratori in presenza dove ci si mette in pratica fin dall'inizio, due percorsi di learning. C'è da fare una relazione su un libro e c'è da realizzare un progetto pratico, in cui proprio con l'aiuto di tutor, con l'aiuto di. C'è un progetto di crescita personale, Ecocentering Pianeta Io, che è uno strumento eccezionale per chi già lavora in ambito clinico, perché è un percorso che accompagna, come ci diceva Gemma, usando la metafora per conoscere se stessi, quindi che accompagna proprio a fare amicizia con le diverse sfaccettature della nostra personalità. Questo è anche un percorso che vive di vita propria. Un'altra domanda avrei prima di chiudere. Ci parlavi all'inizio degli interventi assistiti con gli animali anche. È un ambito con cui
mi sono confrontata, ho avuto modo di conoscere da vicino. E quando ci siamo conosciute, ti ho anche detto che avevo dedicato parte della tesi a quest'ambito. In che modo si possono fondere le due discipline? Ci puoi fare qualche esempio? Anche magari attività a scuola che include gli animali, Sì. qualche. Allora, io ho lavorato diversi anni in una scuola di formazione per operatori ed educatori di attività assistite agli animali. La cosa buffa è che mentre io portavo loro tutti i discorsi di qualità della relazione, relazioni io-tu, per vedere l'animale come una creatura altra, nella sua diversità, però su uno stesso piano, la cosa che, il rimando che mi veniva è che erano tutte persone che mi hanno detto che tutto quello che gli raccontavo gli serviva per relazionarsi con i padroni degli animali, perché loro con gli animali avevano già una relazione splendida, ma non avevano la capacità di creare relazioni con altri umani che magari non avevano il loro stesso approccio. Ci sono tanti filoni, l'importanza. Allora, prima di tutto, quello che funziona nella relazione assistita con gli animali non è la parola animali né la parola assistita, è la parola relazione. Perché nel imparare a creare una relazione con una creatura altra che parla un altro linguaggio, dobbiamo allenare sensibilità che poi ci saranno utili anche nella nostra vita relazionale tra sapiens. Quindi c'è molta attenzione al creare relazioni io-tu, allo sviluppare empatia, perché parliamo di relazionarci con esseri che usano altri linguaggi e quindi che ci richiedono una grande attenzione per connetterci anche col cuore. Gli animali poi, si parla anche di cervello mammifero, hanno una sfera emotiva molto, molto, molto sviluppata, lo sappiamo molto bene. Quindi l'importanza è porsi nei confronti degli animali nell'ottica di imparare e lavorare con loro, non insegnare loro a fare chissà che. La rappresentante della Grecia, della Società Internazionale di Ecopsicologia, è una delfinoterapeuta, e lei racconta che animali incredibili sono i delfini, e una volta per poter spiegare agli allenatori dei delfini affinché siano più tolleranti con questi delfini, hanno messo metà degli allenatori in acqua e il gruppo nuovo che doveva insegnare a gesti a quelli che erano in acqua, e hanno capito la complessità di imparare delle cose a gesti. I delfini, come i gros, come i Terranova, come i cavalli, hanno poi una sensibilità particolare per cui vanno sempre dal bambino più vulnerabile, sempre da quello più sensibile. E Confermo. quando un bambino che magari si è sentito emarginato o non ha abbastanza fiducia in se stessa, vede un essere così tanto più grande e più potente di lui, che gli viene accanto con gentilezza, è un'esperienza di una potenza incredibile, che quindi permette di fare veramente dei passi da gigante nel percorso di recupero nel caso di patologia o di crescita con una forte autostima nel caso di un processo educativo. Sì, confermo assolutamente quello che hai detto prima sul potere che ha la relazione con l'animale, proprio questa magia quasi terapeutica, perché spesso è proprio il fatto che gli animali non parlino la nostra lingua, comunque abbiano un linguaggio tutto loro, che attira paradossalmente, specialmente i bambini o le persone anziane, le persone comunque sicuramente dei vissuti particolari, quindi credo anche l'esperienza che ho fatto io mi ha proprio insegnato questo. Sono una risorsa incredibile, davvero incredibile. C'è una domanda, Paola e Gloria: sono una responsabile di progetto referente di interventi assistiti con gli animali. Credo che uno degli aspetti più importanti sia l'accettazione incondizionata che l'animale riesce a trasmettere. Sì, e anche il cambio che ci suggerisce l'IDA, non più padroni ma custodi. Noi con mio marito ci chiamavamo lo staff dei due gatti, siamo i maggiordomi. Cinzia mi chiede, sì, io non lavoro, ho lavorato 10 anni, ma non lavoro più con l'individuale, mi sono specializzata nella formazione, prima nella formazione in ambito organizzativo. E poi mi sono concentrata solo, perché è cresciuto il lavoro, ho deciso di fare solo dove batteva davvero il mio cuore, nella formazione nell'ambito dell'ecopsicologia.
E adesso di nuovo stiamo creando dei progetti che riportano in ambito organizzativo, però dei progetti di ecopsicologia. Bene, Bene, io Giulia, direi ce che l'abbiamo fatta. siamo arrivati alla fine di questa oretta. E mi dispiace quasi, devo dire, mi sta piacendo molto. Una domanda? Ho una manina alzata? Sì, Fabrizio. buonasera, scusate l'interruzione, ho una piccola riflessione, ma che viene anche un po' dalla mia breve esperienza. Io abito a Milano e negli ultimi tempi si è diffuso molto lo yoga all'aperto, no? Nei parchi. Quindi mi chiedevo se ci fosse una sorta di relazione a livello di effetti, di benefici che una persona può ricavare da un'esperienza del genere, secondo voi? Guardate, è appena uscita in edizione economica, Clorofilla qui, con la Feltrinelli. È tutta la raccolta degli studi di psicologia ambientale che spiega esattamente tutti i benefici a livello fisico, emotivo, mentale, quindi adesso ci prenderebbe un'ora a raccontarli tutti, ma sicuramente ci sono molti maggiori benefici. Per avere dettagli o cercare un po' su internet, psicologia ambientale, benefici, medicina forestale, Clorofilla qui ve li riassume tutti. Se qualcuno invece vuole informazioni un po' più approfondite, è uscito con Avoca, la seconda edizione riveduta e corretta di Ecopsicologia, che è proprio il manuale, tra l'altro l'unico che c'è in italiano, è proprio un manuale teorico, filosofico e pratico anche con esercizi. Questi libri li troviamo anche sul sito, se non erro, vero Marcella? Sul sito Sì, della scuola. sono libri che si trovano comunque. O si ordinano in libreria o online, si trovano su tutti i principali network. Bene. Bene, io volevo ringraziare anche Gemma tantissimo per la collaborazione. Volevo ringraziare Luisa Piceni, la segreteria della scuola, quindi se vorrete informazioni sarà con lei che vi troverete a parlare. È lei che ha coordinato tutti i 10-15 studenti della scuola che hanno partecipato e che ringrazio tantissimo per la partecipazione, tutti quanti. Giulia, hai avuto un'idea geniale, quindi grazie che hai insistito, perché se no sommerso dalle cose da fare avrei finito con lasciar perdere. Sì, ma io sono costante, come hai potuto vedere, quindi vado convinta. Io ringrazio nuovamente tutti quelli che ci hanno ascoltato stasera, che sono intervenuti, grazie a dottoressa Gemma e naturalmente ribadisco ancora, grazie ancora a dottoressa Danon per questa serata sei riempito di tanti spunti e di tante esperienze di vita. Con augurio di buone passeggiate, clorofillatevi e arrivederci. Grazie. Grazie, grazie ancora, buona serata. Buona serata.